Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Come potete ben vedere, siamo ufficialmente su One Piece Fighting Path. Che dire ragazzi, ho deciso di scaricare il gioco perché ho visto che è uscito Shanks, poi mi ha sempre attirato e tutto, quindi ho detto ma sì, sai cosa raga, lo scarichiamo. Ho intenzione di portarvi qualche video su questo gioco, nella speranza che esca global, ovviamente. E poi se vedo che il video riceverà tanto supporto, tanti like, vi faccio anche vederlo come scaricare in maniera semplicissima. Almeno per Android è veramente easy, poi penso che sia anche, non, poi per iOS non lo so, però che dire ragazzi, ho detto ma sì, dai, portiamo un bel video su questo gioco qua che merita davvero, merita assai. E che dire, niente, facciamo un po' di missioni. Guarda che bella artwork questa qua di Aokiji, tantissima roba davvero, mamma mia. E poi raga il gameplay è davvero qualitativamente, sia anche a livello di gioco, proprio di combattimento è spettacolo puro. Spettacolo puro. Ok, qua in teoria dobbiamo impedire che i Marine attacchino Zoro praticamente. Poi mi hanno detto che anche Shanks è facile da prendere, quindi ovviamente noi cercheremo di prendere Shanks. Però sono ancora, diciamo, in fase tutorial, quindi niente. Boom. Questi qua li meniamo tranquillamente. Easy, 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 easy. Insomma ragazzi, ho intenzione di portarvi dei video su One Piece Fighting Path, quindi aspettate tante belle cose. Questi qua sono tipo i formati di gioco che noi skippiamo perché sinceramente. Però sono fatti bene. Qua siamo contro il Capitano Morgan, signori. Ok, via. Questo è tipo il perfect dodge di OPBR, però vedete si vede che qualitativamente è superiore a OPBR, cioè dai, graficamente in tutto. Cioè a livello di gameplay mi dispiace per OPBR, ma Fighting Path sta sopra veramente, secondo me. Ma noi giustamente dobbiamo far fuori Morgan. GG. Adesso vedo questo Zoro in squadra con noi. O no? Se si potesse. Si potesse. Eccolo qua. Bellissimo. Cioè, pur essendo Zoro standard che ti danno loro, cioè, è fatto bene. È fatto veramente bene. Cioè, è come se fosse Zoro 2 stelle di OPBR, per farmi capire. Tanta roba. Tantissima roba. Lo mettiamo subito in squadra. Grazie. Perché Kobe? Vabbè, io volevo Luffy. Ma intanto usiamo Zoro the God, quindi a noi ci va bene lo stesso. Ok. Che teoria con questa missione. Mamma mia, raga, che figata. Che figata, posso dirlo. Cioè, veramente fatto bene. Mamma mia. No, raga, vi porterò assolutamente altri video su Fighting Path. Quindi mi raccomando, supportate come potete. Oh, poi se voi avete già scaricato il gioco, siete molto avanti, scrivetemi pure sotto nei commenti, insomma, vari consigli, eccetera, eccetera. Bello, 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 bello. Mamma mia, bellissimo. Questo Sakazuki imponente. Che Sakazuki imponente, raga. Adesso dovrei poter
aver sbloccato questo qua per l'albero. GG. Qua in teoria ho aumentato il livello della skill, in teoria. L'importante è che adesso Zoro the God sia in squadra con noi, questo è quello che conta. Allora, questi qua sono... qua cosa c'è? No, questi qua sono i potenziamenti, vabbè. Adesso giro con la barchetta in teoria. Ok, qua abbiamo ritirato la roba. Bello, 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 bello comunque. Bella questa cosa dell'open world, davvero, wow. Ci sta un casino, no? Ci sta veramente un casino. Qua adesso in teoria andiamo alla saga di Buggy. Ah sì, infatti, eccolo qua. Ok, allora. Adesso siamo scesi. Qua salviamo nave e via. Sì. Ma adesso posso intercambiarlo? Sì, ecco qua. Eh beh, raga, noi usiamo Zoro. Bellissimo, mamma mia. Mamma mia, raga. Ed è un personaggio banale, cioè, se qualcuno ha già visto qualcosa del gioco sa quante belle animazioni ci sono. Comunque, noi procediamo. Procediamo, procediamo, procediamo. Eccolo qua. Mamma mia, bellissimo. Scusate ragazzi, sono ripetitivo, però veramente è tanta roba. Allora, che ho sbloccato la strada. Ottimo. Mamma mia, raga, ma quanto, che figata. Che tra l'altro qua c'ho che c'è anche il Zoro Ashura di Enies Lobby, che è fighissimo, ovviamente. Grazie. Gentilissimo. Questo qua l'alabasta. Bella, ci sta. Bene, qua possiamo... Ma questa roba l'ho sbloccata? Non l'ho sbloccata. Ah, ok. Rancotto, buono. Ok, qua fa l'arcodo con Nami, ma noi andiamo avanti. Qui qua cosa devo fare, scusami. Sì, beh, per le missioni della storia basta cliccare qua a manetta, quindi ti ci porta proprio in automatico, quindi questa cosa è buona. Poi ovviamente raga, il gioco è in cinese, quindi ci sta che non... noi come community in generale non lo scarichiamo, perché... Cioè, in cinese non si capisce niente. Utilizziamo Nami, davvero? Bellissima. Cioè, è bello come anche personaggi comunque come Nami, cioè veramente hanno dei gameplay fatti veramente bene. Bello, bello, ci sta, ci sta.
Ecco qua Zoro. Tanta roba, raga, tanta roba. Eccolo qua, Zoro Denis Lobby, sul treno marino, bellissimo, bellissimo quest'altro qua, sono veramente bellissime. Ok. Ok. Vabbè raga, no, vediamo cosa ci chiede. Ah, ok, vieni. Quindi queste carte si equipaggiano i personaggi in teoria e li potenzi in statistiche in qualcosa, vedi qua. In teoria con questa carta ho ricevuto un boost all'attacco. Che a sua volta queste carte possono potenziarsi di livello. Capisco. Vabbè, ci sta. Allora signori, siamo arrivati già a più di 10 minuti di video. Io mi fermerei qua. È il primo video introduttivo, come vi ho già detto. Ho intenzione di portarvi altri video. Mi hanno detto che comunque Shanks basta farmare dei ticket e lo si prende tranquillamente, quindi mi farmo un po', vedo di prendere Shanks e dopo appunto portarvi direttamente il video di Shanks sul Fighting Path, che è veramente clamorosamente bello. Quindi ragazzi, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella di notifiche per non perdere nessun video. Scrivetemi sotto voi nei commenti se magari avete qualche consiglio da darmi, visto che è iniziato per chi ovviamente ha già il gioco. E niente raga, noi ci vediamo con il prossimo video.